Toc toc, c'è posto per noi nella storia? Certamente, accomodatevi. André Franke e Mike Nobel conquistano la prima 3 ore organizzata da Redline su assetto corsa competizione, sedendosi sul trono belga più ambito del weekend, a Zolder. La supercoppia, a bordo di un razzo dal nome McLaren 720S, ruba la scena ai portacolori del Redline Motorsport con una prova di efficace autorità, senza concedere sconti né bricioli di gloria, con quel cinismo che tanto appartiene ai grandi campioni. Un successo costruito grazie ad un passo gara intoccabile, approfittando anche di errori gratuiti da parte dei diretti avversari, come nel caso di Samir Ibrahimi alla prima chicane nel corso del 16° giro. Gara complicata per la Porsche numero 20 del Redline Motorsport, protagonista nelle battute finali di un incidente con la vettura gemella numero 193 del Racing Line Motorsport, che ha compromesso ogni residua chance di vittoria, relegando di fatto Ibrahimi e il suo teammate Taha Malik al terzo posto. Ne approfittano Chris Höcke e Victoria Thompson su Porsche numero 998. Preziosa medaglia d'argento per la coppia di riferimento del team Redline, alla quale va un plauso sia per il risultato in pista che per la sapiente organizzazione della gara. La classifica scorre ed altre Porsche, la numero 991 e la numero 55, spuntano come funghi alla quarta e quinta casella, seguite da una coraggiosa e sensuale Bentley portata al sesto posto da Rafael Kionka e Michael Springer. Settima la Nissan condotta da Marvin Whale e Stefan Kui. Ottava invece la Mercedes del Silverback Racing, che a lungo ha lottato per le posizioni di vertice prima di impantanarsi nel fango delle strategie. Completano la top 10 l'Aston Martin dell'Open Visor Racing Club e la Porsche pilotata da Christian Biel e Tobias Quack. Incidenti, drive-thru, stop and go e chi ne ha più ne metta. Via Crucis in salsa fiamminga per il Racing Line Motorsport, escluso prematuramente dalle posizioni che contano nonostante un eccellente passo gara mostrato dalle 3 vetture. La cronaca ci consegna il 14° posto della Porsche numero 193 di uno scatenato Emanuele Franca, Andrea Santoro e Stefano Chinappi, costretto ad abbandonare la top 10 soltanto a 20 minuti dalla fine per un drive-thru assegnato dopo l'incidente con Ibrahimi. 19ª la Ferrari numero 192 di Mario Polizzi, Daniele Floris e Giorgio Raimondi, alle prese con un testacoda al 10° giro e un drive-thru nel cuore della gara in piena fase di rimonta. 23ª invece la 488 GT3 numero 191, la più indicata per un posto nella top 10, ma anche la più sfortunata delle tre. Grande rammarico per Kevin Siclari, Alessandro Porta e Igor Zanella, piloti dal piede pesante che avranno modo di rifarsi nel campionato Redline venerdì prossimo a Silverstone.